Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi un nuovo video e come potete vedere dal titolo qui sotto ritorno alla rubrica delle uscite letterarie del mese, in questo caso di novembre. Perciò non perdiamoci in ulteriori chiacchiere e partiamo col video. Il 6 novembre uscirà Tempesta di guerra di Victoria Aveyard, il quarto e ultimo volume della saga Regina Rossa. Ovviamente trattandosi di un volume conclusivo non posso parlarvi della trama, però il primo libro aveva come protagonista Mare, una ragazza che viveva in un mondo diviso dal colore del sangue, rosso o argento. Mare e la sua famiglia sono rossi, il che vuol dire che appartengono a una famiglia povera e che svolgono dei lavori umili presso gli argenti, che invece sono dei valorosi guerrieri dotati di poteri sovrannaturali. Ma Mare scoprirà ben presto di possedere un potere straordinario che neanche gli argenti hanno mai posseduto, il che la renderà un'eccezione. Soprattutto questo potrebbe ribaltare l'intero sistema sociale. Il re, per evitare che questa notizia trapeli, la costringerà a fingersi una principessa promettendola in sposa a uno dei suoi figli. Io ancora non ho letto questa saga, però ne ho sentito parlare benissimo e ora che in Italia è stata conclusa definitivamente sono ancora molto più invogliata di iniziarla, anche perché la trama mi incuriosisce veramente tantissimo. Sempre il 6 novembre invece uscirà Dove i pensieri non fanno rumore di Frederick Backman, edito dalla Mondadori. I protagonisti della storia sono un ex matematico che sta perdendo la memoria e suo nipote Noah, che è spaventato ma allo stesso tempo rapito dall'universo parallelo che la mente del nonno è riuscito a creare. Infatti nel mondo parallelo creato dal nonno ci sono un sacco di cose bizzarre, ma più di tutto c'è ancora la nonna con tutto il suo amore. Io credo che questa sarà una storia veramente molto dolce, molto tenera e soprattutto che ci darà dei grandissimi insegnamenti di vita. L'8 novembre invece uscirà Un assassino alla mia porta di Samantha King, edito dalla Newton Compton Editori. La nostra protagonista è Madeline, una donna dalla vita assolutamente perfetta. Infatti ha un marito che ama profondamente, ha una bella casa e soprattutto ha un'unica ragione di vita, i suoi gemelli. Tutto questo però è destinato a cambiare quando al 10° compleanno dei gemelli davanti alla porta di casa si ritroverà un uomo che costringerà Madeline a fare una scelta. Madeline dovrà quindi scegliere chi tra i due figli salvare. Da quel giorno Madeline ha completamente smesso di parlare e rivive ossessivamente quella giornata, tutti quegli eventi che l'hanno portato a fare quella scelta. Questo è un titolo veramente che mi ha incuriosito tantissimo, non solo per il genere ma proprio per la trama, quindi voglio assolutamente leggerlo. Il 13 novembre invece uscirà Legend di Stephanie Garber, secondo volume di Caraval, edito dalla Rizzoli. In questo secondo volume la nostra protagonista sarà Donatella, sorella di Rossella, che noi avevamo già visto in Caraval, ma che in Caraval rimane un po' un personaggio misterioso, diciamo, ci viene accennato, non ci viene detto moltissimo, ma con Legend avremo appunto modo di conoscere meglio la sua storia. Donatella quindi dovrà giocare al Caraval e se perderà potrà anche rischiare di perdere la vita, mentre se perderà Legend e il Caraval saranno distrutti una volta per tutti. Io ho amato Caraval, quindi non vedo assolutamente l'ora di leggere questo volume, anche perché Donatella è proprio uno dei miei personaggi preferiti, quindi non vedo assolutamente l'ora di scoprire la sua storia. L'ultimo libro di cui vi parlo uscirà il 20 novembre e sto parlando di Fuoco e Sangue di George R. Martin, edito dalla Mondadori. Il libro si incentrerà sulla storia dei Targaryen e sarà ambientato secoli prima rispetto alle vicende della serie TV Il Trono di Spade o Game of Thrones, come volete chiamarla. E grazie a questo volume saranno svelati alcuni accenni, alcuni frammenti o alcune domande che si erano poste appunto i fan della serie, che quindi con questo volume potranno avere le loro risposte. Bene ragazzi, questi erano tutti i consigli che avevo da darvi per il mese di novembre. Voi fatemi sapere se attendevate già qualche libro o se qualcuno di questi vi è incuriosito. Come sempre vi lascerò tutti i link dei libri giù in info box, tutte le mie varie informazioni e noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio, ciao!